Penso che la grande sfida della quarta rivoluzione industriale sia una sfida della conoscenza che consenta di liberare l'uomo dai lavori più pesanti e dedicare risorse all'innovazione, alla crescita culturale, alla crescita anche materiale. È chiaro che la vera sfida è che il profilo di competenze per crescere nella quarta rivoluzione industriale è molto diverso da quello che è servito per crescere nelle rivoluzioni precedenti. E quindi siamo, secondo me, in una fase di grande incertezza per capire quali sono i tempi, quali sono i modi, quali sono gli interventi per cui il potenziale positivo della quarta rivoluzione si trasformi in maggiore equità sociale, in maggiore occupazione, in maggior benessere. Oggi siamo in una fase critica perché abbiamo un po' di nebbia davanti e le cose che vediamo sono cose che probabilmente puntano più al superamento del vecchio e ancora non ci danno la visione chiara di come sarà il nuovo.